Saranno oltre 120 mezzi messi in campo da Conerobus a partire da lunedì 26 aprile, quando le Marche passeranno in fascia gialla e da nuovo decreto del governo gli studenti delle scuole superiori torneranno in classe in presenza al 70%. Una percentuale che pesa sul trasporto pubblico locale anconetano, che continuerà però a viaggiare con una capienza ridotta del 50% per l'emergenza Covid. Condizioni che hanno portato la macchina di Conerobus a viaggiare a pieno regime per riuscire a garantire gli stessi standard di capienza, ma con una richiesta maggiore. Tutti saranno in movimento, perché appunto questo siamo ai limiti. Lei capisce che se noi normalmente avevamo la capacità di riempimento del 100%, al 50% sarebbero necessari il raddoppio del numero dei mezzi. Questo è improponibile. Arrivare al 70% quindi è utilizzarne molti di più di quelli che sono normalmente sul campo. Possiamo riuscirci, ma ci riusciamo per esempio anche mettendo in campo quelli del noleggio. Oltre ai mezzi in movimento, altri saranno disponibili lungo il percorso sia a nord sia a sud di Ancona, pronti a partire in caso di necessità. Continuerà inoltre il lavoro degli steward per il controllo nelle fermate principali durante gli orari di punta, 12 quelli messi a disposizione dall'azienda di trasporto, a cui si sommano quelli garantiti dai comuni, dai vigili urbani, alla protezione civile e alle associazioni. Noi abbiamo avuto segnalazioni che erano autobus pieni con 20-30 persone all'interno, ma io voglio segnalare che proprio le normative prevedono che per esempio un mezzo da 12 metri può arrivare a 51 persone, quindi se ci sono 51 persone all'interno siamo nel rispetto di tutte le regole. Un suggerimento: i nostri autobus, ogni autobus hanno delle cartellonistiche dove vengono segnalati quanti sono i numeri massimi di passeggeri trasportati, quindi se qualcuno ha il dubbio guardi qual è il numero e poi possiamo renderci conto se siamo ai limiti oppure no.